Lasciati guidare dalla parola di Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Che bello anche oggi lasciarsi guidare dal Vangelo di Gesù Cristo. È davvero una grande gioia anche per me condividere anche oggi con voi il Vangelo. Accogliamo Luca 7, 31 e 35. In quel tempo il Signore disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato al flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite è indemoniato. È venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Amen. Carissimi, siamo sempre nel capitolo 7 del Vangelo secondo Luca e l'episodio di oggi è immediatamente dopo la presentazione da parte di Gesù su Giovanni il Battista, quando chiede alle persone, ai farisei, che cosa siete andati a vedere nel deserto. E parla di questo profeta. Ecco che immediatamente dopo parte con questo discorso, dicendo: voi siete una generazione come quella antica dei padri che furono in Israele, furono increduli, furono dalla dura cervice. Noi pensiamo a tutti gli episodi in cui Dio parlava attraverso Abramo, attraverso Mosè, attraverso i profeti, ma spesso il popolo di Israele non ha creduto, non ha ascoltato. Ecco che Gesù dice: anche voi siete una generazione simile, e si sta rivolgendo in particolar modo agli scribi e ai farisei, coloro che vedevano Giovanni il Battista come qualcosa di esagerato e Gesù come altrettanto esagerato, in due stili e comportamenti differenti. Gesù porta a noi un esempio molto chiaro per quel tempo. Parla di un gioco che i bambini facevano, un antico gioco dei bambini ebrei. Erano soliti trovarsi e giocare per imitare, soltanto per divertimento, le usanze dei grandi. Cioè, quando c'era una festa di nozze, loro sapevano che i grandi ballavano. E quando c'era un funerale, un corteo funebre, i grandi si lamentavano, gridavano, come segno del lutto. Quindi il gioco di questi bambini era ritrovarsi sulle piazze e giocare gli uni con gli altri. Alcuni facevano, coloro che proponevano la danza o il lamento, e gli altri dovevano imitare questo comportamento. Ecco che quando non c'era l'intesa, il gioco falliva, le persone perdevano. E Gesù dice: voi siete come questi bambini, anzi forse anche peggio, perché loro che sono bambini sono abituati a imitare. Se c'è il lamento, tutti si lamentano. Se c'è la danza gioiosa, tutti erano felici, danzanti e gioiosi. È venuto Giovanni il Battista predicando un battesimo per la conversione, per il perdono dei peccati, e non vi siete lasciati convertire. Non lo avete ascoltato, avete detto è un discorso troppo duro. È venuto il Figlio dell'uomo. E questo è l'attributo che Gesù dà di se stesso, ripreso dai profeti poco prima della sua venuta, che parlavano del Messia in quanto Figlio dell'uomo che sarebbe venuto.
E voi dite, ecco Mangione un beone, perché sta con tutti, soprattutto con quelli chiamati peccatori, che facevano determinate azioni, lavori e gesti. A voi non va bene nulla, né la durezza né la misericordia. Siete proprio così voi. Siete una generazione dal cuore duro. Ma poi, dice infine, al versetto 35, ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Dovremmo prendere in mano, proprio per aiutarci a comprendere la pagina del Vangelo di oggi, il prologo di Giovanni, Giovanni 1. Quando l'Evangelista Giovanni dice «Coloro che hanno accolto la luce vera venuta nel mondo sono diventati figli, figli di Dio, figli della luce». Ecco, la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Oggi, concretamente, per noi è importante accogliere Gesù, accogliere il disegno salvifico di Dio, accogliere il suo progetto, che spesso non è il nostro progetto, accogliere i suoi pensieri, che spesso non sono i nostri pensieri. È molto importante. Maria è un modello, perché ha detto, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga su di me, nella mia vita, secondo la parola di Dio, secondo il suo disegno. Ecco il comportamento da avere, lasciarci guidare dalla parola di Dio, lasciarci guidare dalle parole di Gesù, lasciarci guidare dallo Spirito Santo. E non è facile. Se non siamo immersi nella parola, ma se noi ogni giorno, l'ho già detto ieri, Romani 10:17, ascoltiamo la parola, allora in noi viene suscitata la fede, la fiducia in Dio, la fiducia nel suo progetto. Ecco che allora noi chiederemo ciò che già Dio ci sta donando e ci vuole donare. La preghiera sarà diversa, sarà una preghiera carismatica, cioè nello Spirito Santo, cioè in comunione con il Padre. Questa è la preghiera di Gesù, questa è la preghiera della Chiesa. Quindi oggi chiediamo allo Spirito Santo di non essere brontoloni, criticoni, troppa durezza, troppa apertura, troppa misericordia, troppa legge. Il Vangelo è bello, il Vangelo è piacevole. Dice il Salmo che la tua parola è come miele al mio palato e quando entra nella mia vita mi addolcisce, mi migliora. Migliora la mia vita, la mia salute, la mia psiche, il mio cuore, la mia relazione con gli altri. Mi apre al sorriso, alla gioia, non perché sto bene, perché tutto va bene, ma perché sento che Cristo è nella mia vita, è presente, è vivo e mi dà uno sguardo nuovo sul mio futuro e su quello che Dio stesso vuole da me. Allora diciamo grazie Spirito Santo per il giorno di oggi. Grazie Spirito Santo per questa parola. E ti chiedo perdono per tutte quelle volte in cui ho brontolato, forse anche già questa mattina, contro il Signore, contro le altre persone. Ero insoddisfacente, insoddisfatto. Non mi andava bene nulla e forse anche oggi mi sono svegliato con la luna nera. Spirito Santo, entra nella mia vita, porta la pace in me. Voglio avere comunione con il Padre. Spirito Santo, vieni, toccami perché io possa seguire la tua luce, possa seguire quei passi che tu già stai preparando per me, per la mia famiglia, per il mio lavoro, per la mia vita personale. Vieni Spirito Santo e aiutami ad accogliere il tuo progetto. Aiutami a non deviare né a destra né a sinistra, perché io possa essere nella gioia piena, la gioia del Cristo risorto. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, cari amici, lo slogan di oggi:
lasciati guidare dalla parola di Gesù. È la sua parola, il tuo faro, il tuo sole, seguilo, non camminerai nelle tenebre. Amen. Oggi abbiamo un grande dono da offrirvi come Shout Koinonia, il nostro progetto musicale e band qui della Koinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. È uscito un nuovo single che si chiama Por Siempre Cantaré. La versione in lingua spagnola del canto Per Sempre Canterò, che ho scritto qualche anno fa, e riprende il Salmo 118. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci, esultiamo in esso e cantiamo al Signore. Potete ascoltare questo canto su tutte le piattaforme digitali musicali e sui nostri canali YouTube, Facebook, Instagram, Shout Koinonia. Addirittura il nuovo testo, il testo in spagnolo del nuovo canto, è già presente nella nostra app Shout Koinonia. Ascoltatelo e preghiamo insieme in spagnolo al Signore. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. Ciao.